L'invito che faccio ai politici, ai responsabili, per poter collegare, se avete un problema, un grosso problema, è quello di costituire, la prima cosa che dovevamo fare è costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare. Bravo. E lavorare su questo, non soltanto guardare la xylella, il ciclo della xylella e il vettore, guardare l'intero sistema. Quindi allora è di questo che avete bisogno, è di questo che abbiamo tutti bisogno, quindi la disponibilità c'è. Dove sono i batteriologi, dove i fisiologi e poi gli epidemiologi? È una critica al metodo utilizzato dalla Regione e da chi gestisce la ricerca sull'emergenza xylella, quella che arriva da San Nicola, durante l'incontro Quali orientamenti per una olivicoltura sostenibile e tollerante alle malattie, organizzato dal CSV, Forum del Terzo Settore, Spazi Popolari e Comune. A farla è un'altra campana della scienza, come è stato definito Christos Xyloiannis, ordinario di coltivazione arborea dell'Università di Basilicata, lì presente assieme al collega Nicola Iacobellis, docente di patologia vegetale nello stesso Ateneo. Quali figure servirebbero? Servirebbero due figure, del batteriologo, la figura del fisiologo delle piante e la figura di quello che poi va a guardare gli aspetti ambientali, cioè le ricadute, i danni di un eventuale trattamento su larga scala contro questo vettore che chiamano, quindi tutti questi insetticidi, l'impatto ambientale non soltanto, ma anche l'impatto sulla salute dell'operatore. Con una malattia del genere si deve imparare a convivere, dice il docente greco, 20 anni di esperienza in Puglia, prima di approdare in Lucania, un nome tra i più apprezzati nel campo della gestione agricola sostenibile. Non condivide l'approccio usato nella ricerca delle cause e soprattutto della lotta alla moria degli alberi. L'esperienza in tutte le altre parti del mondo, afferma, ci conferma che di fronte a batteri come xylella l'eradicazione delle piante è inutile. Cita l'esempio della malattia dei kiwi nel Lazio: dopo aver spiantato 1000 ettari di alberi ci si è fermati perché si è capito che era tutto superfluo. Dal momento che abbiamo visto che non ci sono dei rimedi contro questi batteri, noi dobbiamo vedere di trovare soluzioni di convivenza con questo batterio, cioè gestendo in maniera sostenibile l'intero sistema. E quindi, come è stato fatto anche per altri batteri che sono stati, diciamo, presenti nel settore agricolo negli anni passati, e quindi non siamo riusciti a combattere il batterio, ma a convivere con batteri. Si devono rafforzare le difese delle piante, continua Xyloiannis. Come? In primis tornando a nutrire il terreno, poi implementando le buone pratiche come la rimonda annuale con piccoli tagli, perché l'ulivo ha bisogno di luce in ogni sua parte. È vero, ha aggiunto Iacobellis, l'eradicazione, come si dice, può limitare la presenza del patogeno, ma qui c'è un aggravante, vale a dire la presenza di centinaia di specie compatibili. Il quadro è più complesso, si deve ragionare per ottenere il minimo danno nella migliore convivenza con il problema.